Ben ritrovati a tutti quanti, signore e signori. Quest'oggi farò una ricetta che mi ha donato mio fratello, che ha una gastronomia a Chiari, vicino Brescia, che si chiama la Cucina del Dodo. Farò questi cannelloni al mojito. Gli ingredienti per 4-5 persone ci sono 2 etti e mezzo di cannelloni all'uovo, 1 bicchierino di rum, bianco, nero, amaranto, come vi farà a voi, 1 lime, qualche foglia di menta, 500 g di ricotta mista, ossia vaccina e ovina, poi abbiamo 75 g di burro, 75 g di farina, 250 ml di panna e 1 litro di latte. Sale e pepe quanto basta. L'olio di velabono oggi nulla. Avete visto la bottiglia del bocca? Tanta roba. Basta andare? Basta andare sul sito. Andate sul sito e i nostri gadget saranno a vostra disposizione. La prima cosa da fare sarà fare la nostra besciamella a rum e lime. Sentite bello. Allora, prendete il vostro litro di latte, lo mettiamo qua, ci mettiamo un po' di sale, un po' di noce moscata ci va, non ve l'ho detta ma ci va, la noce moscata ci va sempre nella besciamella, che sia al mojito o anche a qualcos'altro. Ora la andiamo a accendere e nell'altra padella, nell'altro tegame leggermente più grosso perché ci andremo a rovesciare il latte dopo, l'accendiamo, ci mettiamo il burro. Se avete visto, di solito la besciamella facciamo 1 litro di latte, 1 etto di burro, 100 g di farina. Quest'oggi la faremo un po' più liquida perché dovrà aiutare a cucinare i nostri cannelloni, va bene? Fate sciogliere bene il burro. Mi raccomando, state attenti al latte che non fuoriesca, non deve fuoriuscire, non deve bollire al 100%, ma deve solo scaldarsi. Appena prima che bolla lo spengete. Nel frattempo il burro qui si è sciolto tutto, non lo mettiamo alto il fuoco perché sennò bruciamo il burro e formiamo la creolina, che è colesterolo cattivo, fa venire il colesterolo cattivo, no? Quello buono. Ci aggiungiamo la farina un po' alla volta e mescoliamo. Sciogliamo bene la farina, prima di aggiungercene dell'altra dobbiamo sciogliere bene la farina che abbiamo messo, sempre con il fuoco al minimo, basso basso. Vedete come si raggruma, deve fare questo qui, però allo stesso tempo non dobbiamo creare dei grumi, perché quando andremo a fare la besciamella, se no vi viene bella dura. Andrei anche a spengere ora perché ha fatto il suo lavoro. E ora, appena sarà pronto il latte, lo verseremo. Ma nel frattempo che si sta scaldando il latte, c'è da fare un altro lavoro. Prendete un pentolino, lo mettete sul fuoco, mettete la panna a cucinare e prendete il vostro lime. Levateni tutta la scorza, aiutandovi con pelapatate, senza prendere il bianco, mi raccomando, solo la scorzettina, sennò vi viene amara. Se vedete che c'è un po' di bianco, basta prendere un coltellino, dargli una grattatina e viene via tutto. E tenete solo la scorzettina verde. Sento che la panna bolle, quasi, allora vado a spengere. Non deve bollire la panna, anche questa. E ci vado a mettere qualche fetta di lime, proprio intera. Almeno 4 fettine, così mi disse mio fratello. Nel frattempo vedo il latte che sta per venire su, gli do l'ultimo tocco. Vedete? Inizia a fare le bollicine, il latte è bello caldo, una giratina e lo rovescio piano piano dentro il burro e la farina, spengendo il latte qua e via, girare e a fare questa besciamella più liquida. Sciogliete bene la roux praticamente che abbiamo fatto, si sta addensando, però non deve essere troppo densa, mi raccomando. Vedete che inizia quasi a bollire la panna, schiacciate un po' il lime dentro, che rilasci proprio il profumo. Spengo, tiro sui pezzi di lime che ci ho appena messo, sono 4, sicché non si sbaglia, Andre. A questo punto vado a riaccendere e ci vado a mettere il rum. Non ce lo metto tutto, sennò ci sembri Andre. Mezzo di questo qui, mezzo bicchierino, ma va bene. Facciamolo bollire un pochino per far perdere l'alcol. Mescolate leggermente e subito dopo rovesciate dentro la nostra besciamella bella liquida. Mescolate il tutto. Senti via, Andre. Sento, sento. Che cosa strana, eh? Ora si proverà, eh? Aggiungeteci qualche scorzetta dentro la besciamella, le più piccoline. E qualcheduna ce la serviamo per mettere dopo a decorazione. Ora,
c'è da fare il ripiano dei cannelloni. Cosa, come si fa il ripiano dei cannelloni? Di solito il ripiano dei cannelloni è ricotta e spinaci. Faremo solo ricotta con un, come posso dire, un sentore di menta, perché sennò vi sembra di mangiare dentifricio poi, capito? Ah, prendete qualche fogliolina di menta. Questa è dell'orto d'Andrea. Senti, vide, sembra d'Urbans. Ce le spezzate dentro la ricotta, proprio a piccoli pezzettini. Poi sta a vostro piacimento, se vi ci garba di più ce ne mettete di più. Ce ne ho messo qualche fogliolina per dare un sentore, per ricordarselo del mojito. Ci mettete un po' di sale, un po' di pepe e la iniziate a schiacciare con una forchettina. A impastare tutto bene. Come è bella densa e la voglio un po' più liquida, io ci vado a mettere anche un ramaiolino di questa besciamella al rum, anche due. Buono? E la vado a nada vuota a mantrugia. La lavoro bene con la forchetta, amalgamare il tutto. Vedete, l'ho creato un po' più un po' più liquidina, che era troppo densa. Questa, d'altronde quando la ricotta è buona è così, una crema di ricotta. E ora vado a riempire, prima l'assaggio per sentire se la menta si sente o ce ne devo aggiungere un altro pochino, o ce l'ho messa troppo, ora non ce la posso più levare. Altre foglioline, male mi fanno. Mente ricotta, non è male, devo dire, guarda. È latte ricotta, latte e menta, se lo sapete, l'avete già bevuto, a me garba. L'ho ribevuto più di una volta. Questa è menta buona, fresca, dell'orto d'Andrea, anche meglio. Eccoci. Forse un pochino di sale, perché l'ho sentita un po' sciocca. E vado a riempire i nostri cannelloni. Di solito ci vuole un sacco a poche, non credo che tutti in casa avete un sacco a poche. Vi potete munire di una bustina di queste qui da frigorifero, da congelatore, no? E ce la mettete dentro. Avete fatto un sacco a poche casalingo senza spendere soldi, almeno ce l'avete tutti una bustina. Di solito ci sanno tutte le bustine di queste qui. E ora faccio un buchino qui in cima. Anche un bucone va bene, tanto sono buchi grossi. E vado a riempire i nostri cannelloni. Un po' di lì, un po' di qua. Eccolo qua il nostro cannellone bello agguantato. E vado, e andate così per tutti i cannelloni, fino a che non avrete finito il vostro impasto di menta e ricotta. Abbiamo preparato i nostri cannelloni, la besciamella. Ora cosa c'è da fare? Da comporre i nostri cannelloni. Ci vuole un pochino di burro per ungere il fondo. Iniziamo subito a comporre il cannellone dopo aver unto bene la teglia, mettendoli proprio sac. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 dovrebbero essere. E ora ci rovesciamo tutta la besciamella, che entri anche fra le fessure, mi raccomando. Direi ci sarcolizza stasera, Andre. Copriamo bene tutti i cannelloni. Assaggiata la besciamella, ci aggiungerei un altro pochino di sale, perché è proprio pochino, un altro po' di pepe e anche il sale rosa. Quindi, fatto ciò, la andiamo a infornare a 180 gradi per circa mezz'ora. Forno, mi raccomando, preriscaldato, non lo mettete mai a freddo la roba che dovete mettere in forno, sempre preriscaldato. Ci vediamo fra una mezz'oretta. I nostri cannelloni sono pronti per essere serviti, anzi no, per essere tirati fuori, perché per servirli bisognerà aspettare qualche minuto. Eccoli qua, guardate che bellezza. Guarda lì, Andre, come ti sembra? A vedessi, Discreti. Sembrano discreti. Ora, assaggiati. Sicuramente prima di servire un piatto come la lasagna bisogna farla ghiacciare un attimino, tanto dentro rimarrà sempre calda a bollore.
però una mezz'oretta prima di servirli le tirate fuori, le lasciate ben rassodare e poi vi faccio vedere come si serve questo bel piattino. Eccoci, siamo arrivati al dunque, abbiamo fatto ghiacciare leggermente i nostri cannelloni, allora le vado a servire, una porzione sono intorno ai 4 credo, 4 a testa Andre, non di più, che se no ti viene qualcosa. Guarda che bellezza Andre, questa vai, si dà una bella pulita al piatto e si guarnisce con un po' di lime e una fogliolina di, che non deve essere mangiata la guarnizione, guardate che bellezza, che cannelloni armoito grazie al mio fratello Doriano che l'ha presa da un altro amico suo che ringrazio, Sakai, gli mando un bel bacione e ora vado all'assaggio di questa bontade, tanto questo ce lo levo, guardate lì tutto bello ripieno. Vuole mangiabile perché prima era così. No, prima era impossibile, nemmeno la bocca di Fantozzi. Allora, di odore si sente molto lime, il rum. Si sente il rum? Boia! Sentivi come la boia di stram, bello, bello. It's good. Very nice. Dopo di queste può andare a ballare praticamente, via. Dopo di queste può andare anche a fare la mille miglia. Io ho mangiato anche la scorzettina del lime che è come ha ripulito anche la bocca dal grasso della ricotta. Che dire, guarda, bravo Doriano, il mio fratello quasi meglio di me, quasi, perché sennò si monta la testa, poi mi tocca abbassargli la cresta, anche se di solito me la abbassa lui a son di legnate. Comunque, gli mando un bel bacione al mio fratello, ve lo mando anche a voi e provate queste cannelloni al mojito. Voglio ricordarvi ancora una volta tutti i miei social, YouTube, Instagram, TikTok e Facebook. Anche KitKat. E KitKat la mangia. E vi mando un salutone e ci vediamo alla prossima. Grazie mille. Boh, questi sono buoni anche freddi, lo sai.